Libertà. Sono successe un po' di cose nell'ultimo periodo. Nicolais è Nico Gargiulo, 27 anni, è youtuber e blogger da 140.000 follower. Ci spiega questo infernale meccanismo per cui di questa gara su YouTube che può portare anche conseguenze di questo genere? Allora, il discorso secondo me innanzitutto è educativo, nel senso che se noi siamo content creator, ok? In quanto tale spesso veniamo definiti influencer, ma a nostra volta siamo influenzati da quello che vediamo, da quello che ascoltiamo. Non esistono solo questo tipo di contenuti e non esistono solo challenge pericolose. Saluto anche Nicolais, nome di Nico Gargiulo, ma conosciuto come Nicolais, 27 anni, youtuber. Buongiorno Nicolais e grazie di essere qui. Ciao, grazie a voi. Allora, intanto questa voglia di dire, basta fare una nuova legge, chiudiamo YouTube. Ti abbiamo invitato perché tu fai tutt'altro lavoro, io ho visto un po' dei tuoi video, sono molto costruttivi, molto informativi, ti rivolgi ai ragazzi come te, in modo scherzoso, giornalistico, moderno, direi. Che cazzo! Sì, però zio, i bambini, no le parolacce, dai, e su. Mi chiamo Nico, in arte Nicolais, come ci ha suggerito quel noto personaggio che conduce quel noto programma su Rai 1. Faccio lo youtuber, o content creator, o digital creator, sì, insomma, chiamatelo un po' come vi pare. Vi ricordate qual era il vostro sogno a 14 anni? La cosa che vi faceva sentire veramente liberi? Il mio era guadagnarmi da vivere facendo video su YouTube, e ci sono abbastanza riuscito. La cosa che mi piaceva è la varietà infinita di contenuti che potevi trovare sulla piattaforma. Volevi imparare a cucinare? C'era un video. Volevi girare il mondo ma non avevi un euro perché eri povero come la merda? C'era un video. Volevi imparare a editare video perché volevi iniziare anche tu la tua avventura su YouTube? C'era un video. Davanti a tutto ciò, come fai a lasciare questa enorme libertà inutilizzata? Lì, da parte. È come avere un SUV Lamborghini e tenerlo nel garage. Ecco, forse non è un grande esempio, visto gli avvenimenti recenti. Dove c'erano però due bambini, insomma, un bambino è morto, c'è un problema valoriale, perché una cosa sono i social e un'altra è la realtà. Vabbè, dai, la maggior parte delle persone capirà che il problema non è che questi sono youtuber, ma che andavano a manetta su una strada urbana. Ho rilasciato un'intervista per diverse realtà editoriali. Nell'intervista ho semplicemente detto che se i contenuti violenti venissero penalizzati e demonetizzati allo scopo di disincentivarli, sicuramente le persone ci penserebbero due volte prima di organizzarsi per fare challenge pericolose. E infatti è quello che è stato riportato nell'intervista, se non fosse che il titolista, ovvero la figura che fa i titoli, ha rimosso violenti distorcendo completamente la realtà dei fatti, facendomi sembrare uno di quei youtuber pentiti, uno di quelli che non vuole più essere pagato per fare il suo lavoro perché siamo pericolosi. Allora, io non so chi tu sia, ma sono sicuro al 100% che c'è un girone all'inferno per i titolisti che scrivono cagate per fare clickbait e giustificarsi lo stipendio. Vi giuro, mi sono sentito tipo boss mafiosi pentiti che vanno a raccontare la loro carriera malavitosa a Saviano. Avete presente? Allora, hai qualcosa da dire riguardo a questa faccenda? Ciao Robby, innanzitutto grazie dell'invito. Semplicemente sono qui per dire che non ci sono solo persone che fanno cose pericolose, ci sono anche persone che sfruttano i propri video per fare del bene. E dimmi, qual è la perversione che spinge gli youtuber a compiere certe azioni? Cosa? Mai capito quello che ho detto? Sono le pasticche? La droga? Ma che cazzo? Lei è un drogato, lo sa? Ma che significa poi? Ho detto una cosa totalmente diversa. Vabbè, poi mi sono calmato perché chi arriverebbe mai fino a pagina 19 per leggere st'intervista, dai? A quanto pare tutti. Che palle. Che palle davvero. Mi sono sempre tenuto alla larghissima da testate giornalistiche, giornalisti, eccetto quelli con cui lavoro, trasmissioni televisive, podcast, proprio per evitare di tradirmi con qualcosa che avrei potuto dire o fare. Perché in realtà mi piace poter dire la mia e sono grato a chi mi ha permesso di farlo. Il concetto era, per vivere creo contenuti e mi va bene così. Non sono un opinionista e ogni volta che ho visto qualche collega passare da YouTube alla TV, puntualmente è stato annientato per qualcosa. Siamo trattati come se fossimo scappati di casa e fino a un certo punto mi andava pure bene. Facevo video con le parrucche, ma chi se ne frega di quello che pensa la gente? Ma quando si mettono in discussione le radici di quello che fai, dell'eticità del lavoro che sognavi da bambino e che ora hai la fortuna di svolgere, lì no.
Lì metti da parte tutte le tue paure e vuoi solo dire la tua. Raccontare il web dagli occhi di qualcuno che lo ha trasformato nel suo lavoro e che apprezza i benefici e che lo riconosce anche come arma. Bisogna avere il coraggio e mettersi in gioco perché devi esporti per quello in cui credi. Altrimenti non ti esponi mai e continui a vivere la tua vita come uno che per paura dell'ignoto resta in casa per sempre. Perché la verità è che la maggior parte delle volte la famosa libertà di parola non ci viene neanche concessa. Però alla fine mi è stato dato il permesso di potermi esprimere liberamente. Ma dobbiamo prendercela, e se non lo facciamo diamo solo modo ad altri di giudicarti senza possibilità di replica. E quando si parla di web, purtroppo la maggior parte delle persone sono professoroni esperti nei loro campi, ma che di web non sanno niente. Niente di niente. Una challenge. Poi quando entri in queste realtà enormi, dove trovi pochissimi giovani dietro le quinte, ti rendi conto che sei stato invitato per parlare di un lavoro che nessuno sa davvero come funziona. E a un certo punto iniziano tutti a guardarti come se fossi un nuovo esemplare da studiare e da sviscerare accuratamente. Oh, ma c'è sta un cazzo qua! Siamo viaggiatori, storyteller, artisti. Siamo coloro che il futuro vogliono costruirselo da soli, uscendo dagli schemi. E molti di noi facendolo hanno cambiato la loro vita e quella di altri. Perché gli è stata data un'alternativa alla TV e ai media tradizionali. Perché come esistono media che storpiano le parole, esistono anche media che ti permettono di dire la tua senza concordare testi. Perché per abbattere gli stereotipi di chi dice che i giornali sfruttano la loro libertà per fare disinformazione, c'è un solo e unico modo: dire la verità. Ed è l'unico modo per sentirsi liberi. Arrivati a questo punto, forse dovrei dirvi la scelta del titolo. Beh, ve l'ho già detto che sono per la libertà, no? E visto che voglio evitare di portare un titolo clickbait per associarmi a certa gente, per questa volta il titolo. Sceglietelo voi.